E ciao a tutti amici, sono sempre io, Gold, e benvenuti all'appuntamento settimanale con la rubrica Tech Please. Nella scorsa puntata ci siamo lasciati con la raccolta delle risorse, la costruzione della Nanite Control Factory, ma soprattutto una grande, grande idea, che è quella di costruire la nostra base mobile per la raccolta dei materiali. E oggi, ragazzotti, inizieremo quella costruzione. Non sono sicuro che riusciremo a finirla, ma sicuramente la inizieremo. E non possiamo aspettare altro proprio perché abbiamo tutto quello che ci serve, quindi andiamo. Allora, parliamo un attimo della mancanza di memoria che mi causa Space Engine. Porca Eva. Allora, parliamo un attimo del design. Non ne avevo uno ben preciso in mente, effettivamente. Ma volevo, diciamo, improvvisare. Nella scorsa serie, sul vecchio canale, avevo fatto una vera e propria base. Cioè, era proprio una, diciamo, non si può dire un cerchio, ma una. Sì, diciamo a grandi linee un cerchio, anche se non lo era. Con propulsori grandi e propulsori direzionali. Ovviamente era molto instabile perché pesava molto e i thruster erano quelli che erano, non bastavano. Ma uno dei grandi problemi era proprio il movimento, appunto. Ed è per questo che in questo caso vorrei prima di tutto ridurre le dimensioni. Dato che anche se mi avete detto fai una base mobile, non deve essere per forza enorme, sebbene abbia tutto il necessario per essere una vera base. Quindi prima di tutto le dimensioni ridotte. Secondariamente, il sistema di propulsione, diciamo di spostamento, vorrei utilizzare anche le ruote, cioè proprio integrare all'interno della struttura delle ruote, non per forza 4, più di 4 assolutamente così da fornire più stabilità. E allo stesso tempo utilizzare poi i thruster per, che ne so, spostamenti più lunghi. Tutto questo in una struttura che più o meno sarà di questa dimensione. Escludete i quattro che l'attaccano alla base, più o meno così. Adesso ci devo lavorare un po' su, vediamo un po' cosa ne esce. Registrerò tutto il tempo. Ovviamente se non mi sentirete parlare sarà per ovvi motivi, magari perché sto progettando. E quando avremo delle svolte positive, allora inizierò di nuovo a parlare. E per il resto vedrete o tagli o timelapse. Iniziamo. Ah, prima di iniziare effettivamente con la costruzione, oggi abbiamo già raggiunto quota 13 crash, di cui credo forse la metà per mancanza di memoria. Space Engine mi prende tutta la memoria RAM disponibile. Ho 12 GB di RAM installate, una frequenza relativamente bassa. E se li prende tutti, ragazzi, se li fagocita. Sto vedendo adesso sul System Monitor 2 che, cioè, libera ci sono 300 MB. E no, cioè, non puoi fare una cosa del genere, Space Engine. Cioè, tu così uccidi completamente le risorse degli utenti. E questo, ragazzi, credo che, vabbè, oltre a far parte del problema ottimizzazione, è tipo uno dei problemi su cui gli sviluppatori si dovrebbero proprio incentrare. Oltre, vabbè, a tutto quello che già stanno facendo, non so se l'avete visto negli ultimi aggiornamenti, che hanno rilasciato le nuove versioni del multiplayer. E proprio noi dovremmo testarle per vedere quale di queste potrebbe andare, cioè quale di queste tre è la migliore. Comunque, il gioco ancora non è ottimizzato. Cioè, sì, stanno facendo grandi passi, assolutamente, ma ragazzotti, il gioco al momento, per me, in alcuni momenti è ingiocabile. Bene, detto questo, torno a schiavare. Sapete cosa non mi farebbe per niente schifo adesso? Un'impalcatura. Ed è proprio
su questa cosa qua che voglio spendere due parole. Un utente, Ilario, credo, Ilario. Spero di averlo. In caso mi fossi sbagliato, lo scriverò adesso sullo schermo, ma non credo. Mi ha scritto su Facebook e mi ha mandato dei progetti molto carini, devo dire, fatti tra parentesi benissimo, su vari progetti che avrei potuto fare su Space Engine nella nostra serie. E prima di tutto, vabbè, lo ringrazio perché i progetti erano fatti divinamente. E secondariamente perché erano davvero, davvero utili, ragazzi. Cioè, stiamo parlando di impalcature mobili. Degli diciamo piallatori per appiattire la strada e una stazione solare. Poi, se non erro, mi aveva accennato anche dei veicoli base, un jet per l'esplorazione. Ma tutti, tutti molto belli. Ed è per questo che, vabbè, oltre a dirlo in video, poi lo ricontatterò e mi farò approfondire questa storia dei modelli, dei progetti, perché erano davvero, davvero belli. Se stai guardando il video, Ilario, complimenti. E spero di averti già contattato.
Ok, ragazzotti, eccoci. È costruita. Allora, è venuta completamente a caso. Cioè, nel senso, è una cosa che ho costruito sul momento. Anche se la trovo più o meno guardabile. Cioè, nel senso, a parte questi supporti per le ruote che sono venuti come sono venuti, ragazzi. A un certo punto lo vedrete forse. Che ho dovuto praticamente alzare di molto le ruote perché le trivelle toccavano a terra e non era proprio il massimo, quindi semplicemente è questo, quindi l'ho dovuto alzare di molto. Per il resto ho messo delle trivelle frontali perché non si sa mai. Adesso fatemi mettere il freno a mano e proviamo subito le nuove trivelle. Allora, dobbiamo però andare a modificare una cosa nei pistoni. Allora, prima di tutto, pistone, questo qua, pistone base. La velocità gli mettiamo meno 0.2. Stessa cosa a questo. Meno 0.2. Entrambi li mettiamo a distanza massima di 5. Qua. E allora poi possiamo metterli nella toolbar. Allora, pistone base, inverti. No, questo qua è il pistone 1. No, ho sbagliato. Ah, questo qua, pistone base, reverse e reverse. Perfetto. E quindi questo qua è il pistone base. Queste qua sono le trivelle centrali. Proviamo subito, ragazzotti. Però prima un salvataggio che non si sa mai. E via. Andiamo a vedere da sotto com'è. Sembra abbastanza stabile, non ne sono sicurissimo, vedremo. Ma se volessi vedere. Ecco, ragazzotti, problema. Delle drill non passano i materiali. Questo è un grande problema. Dobbiamo vedere come risolverlo. Allora, volevo fare un test con il silicio che c'è qua sotto. La distanza massima è 28 metri. Teoricamente, cioè la distanza a cui si trova è 28 metri. Così stiamo scavando in tasto destro, che, ragazzotti, cioè. Bello, facciamo un buco enorme. Vediamo subito. Quindi, se non erro, questo è silicio. Sì, ragazzi, questo è silicio. Mettiamo a scavare. Credo di poter risolvere il problema delle trivelle che non spostano i materiali semplicemente con dei trasporti ordinatori. Trasportatori ordinatori, che io chiamo filtri sempre, con la modalità aspira tutto. E teoricamente dovrebbero poter tirare fuori tutto dalle trivelle, dato che sono tutte connesse. Il problema è dove fai questo meccanismo? Chi lo sa? E insomma, arriva anche abbastanza in basso, non arriverà purtroppo dappertutto, ma è sempre qualcosa con cui possiamo raccogliere i materiali. E anche in buona quantità, secondo me. E beh, dai, 36.000 unità di silicio. E 584.000 di ghiaccio. Wow! Wow, ragazzotti! Per me è un ottimo risultato, assolutamente. Poi non si sa mai, magari può essere ancora migliorata questa cosa. Chi lo sa, possiamo aggiungere un'altra rosa di trivelle. Insomma, sono aperto a suggerimenti, assolutamente. Io adesso vedo di migliorare ancora un po' questa piattaforma mobile. Base mobile, non so come chiamarla mobile. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi invito a lasciare un mi piace e un commento dicendomi cosa ne pensate della serie. E niente, mi raccomando, seguitemi anche sui social. Io sono Gold e ci vediamo al prossimo episodio. Bye bye!